dentro questa scatola troveremo tutto il necessario per trasformare una vecchia normale lucidatrice domestica in una levigatrice professionale per pavimenti in marmo. Vediamo il contenuto. Vediamo la scatola aperta. Ci sono le istruzioni d'uso molto dettagliate che vi guideranno per il lavoro di lucidatura. I dischetti abrasivi diamantati di grana 500, grana media, grana 1000, grana medio fine, tre dischetti in fibra bianca non abrasiva che servirà per la fase di lucidatura, la polvere lucidante da stendere con i dischetti in fibra bianca per la fase di lucidatura a specchio, un nastro di nylon che ci servirà per realizzare un paraspruzzi utile nella fase di lucidatura quando abbiamo fatto la poltiglia con la polvere lucidante e degli adesivi in velcro per fissare sull'elettrodomestico i dischetti. Vediamo come si fa rapidamente. Mostriamo rapidamente. Vediamo questa vecchia lucidatrice dove avremo incollato i velcri adesivi all'interno delle spazzole in setola dura. Queste sono le spazzole tradizionali della lucidatrice. Una volta incollati i velcro ci fissiamo sopra i dischetti. Ecco, l'elettrodomestico è già stato trasformato in una levigatrice professionale. Con la levigatrice attrezzata a levigatrice professionale provvederemo a rimettere a nuovo questo pavimento in marmo. Come potete notare da questa ripresa ravvicinata, di problemi ce ne sono un bel po'. Macchie opache di corrosione, graffi, screpolature, incrostazioni. In generale, insomma, il pavimento è opaco, smorto, è da rimettere a nuovo. Prendiamo la nostra lucidatrice attrezzata con i dischetti diamantati di grana 500. Abbiamo spruzzato con acqua la parte delle vigare e adesso iniziamo il lavoro. Si deve passare e ripassare lentamente con movimenti avanti e indietro e circolari. Ogni tanto bisogna aggiungere un po' d'acqua in modo che gli abrasivi lavorino sempre in umido. Questa è la fase appunto degli abrasivi di grana 500, una grana medio grossa. Questa fase sarà seguita nella stessa modalità usando i dischetti di grana 1000, una grana medio fine. Thank you.
Dopo ogni fase di levigatura risciacquiamo e controlliamo che l'abrasione sia omogenea. Dopo aver eseguito lo stesso lavoro con le dischette di grana 1000, passiamo alla fase di lucidatura. Attrezziamo l'elettrodomestico con le dischette di fibra bianca non abrasivi, spuzziamo dell'acqua sul pavimento e spargiamo la polvere. Ecco qui l'elettrodomestico attrezzato. La quantità da spargere è di circa 3-4 cucchiai per metro quadro, circa 50 grammi. Passiamo e ripassiamo la lucidatrice sulla miscela di acqua e polvere, avanti e indietro continuamente e lentamente. Anche per questa fase è opportuno spruzzare di tanto in tanto acqua, senza esagerare però. L'importante è che non si rimanga mai a secco. Bisogna distribuire in modo omogeneo la pastella gialla che si forma. Alla fine raccogliamo la pastella gialla con una spatola di gomma e risciacquiamo. Ecco qua, il pavimento è uno specchio.